Tornerei ad Orlando perché c'è un altro lord che dovevo andare a stanare. E molti me l'hanno fatto notare nei social, ma io ancora no. Non mi ricordo che quando ho poggiato il ricettacolo si è aperta una porta di qua. Io ho saltato a pie pari la cutscene, proprio non l'ho neanche guardata. Quindi direi che dovevo andare da questa parte. Chiaramente ci sono già stato, perché se ho iniziato il DLC e ho fatto i grandi culi ad Artorias, sono già stato qui. Ma non sono entrato a pieno perché sapevo che appunto questa zona è canon, tra virgolette, non è facoltativa. Ah, è vero, giusto, i cinghiali non respawnano, ecco. Mi sono preso anche la briga di ammazzare sti stronzi prima che potessero crearmi problemi. E direi che possiamo tranquillamente addentrarci. Adesso arriva la scritta e ve lo dico. Prima però mi assetto al falò perché se sto posto va come penso, ci facciamo le notti qua. E direi che a questo punto siamo più che pronti per cominciare un altro posticino simpatico, di quelli che proprio non ci dimenticheremo mai, con dei nemici che iniziano ad essere un po' più overpowered di prima, quindi posso addirittura bishottarli, anzi trishottarli, già che fatico così tanto per battere i nemici base significa che qua dobbiamo veramente impegnarci, eh? Stronzi. Stronzi maledetti, grandissimi bastardi. Non mi dire che sto veramente morendo qui, eh? Ok. Sì, se poi Cucureddu, anziché colpire dai calci, deficiente che non sei altro, a voi ci penso adesso. E a te, che stai sparacchiando da 20 minuti. Bastardo! Dov'è? Fatti vedere. Pezzo di stronzo, vieni, vieni. Con le mani quando volete proprio. Oh, ci è voluto meno di quello che pensavo, ma mi è... Cucco... Quanto tolgono le frecce? Ma siamo seri? Porca miseria... No, no, qua... Se tutto va bene rischio la pellaccia, proprio detto in allegria. Perché fanno dei danni inconcepibili. Ma stai scherzando, ma... Fanno dei danni inconcepibili questi, ma che... Mi aspettavo che me ne mancasse uno. Opla. E ci muori. Qui cosa abbiamo? Anima. E ti valeva. Ok. Andiamo a spacchettare un po' di questi stronzi. Perché siete veramente tanti e fastidiosi. Uno. E due. E tre. Visto che non ti sei fatto colpire. Ok. Qui c'è una leva. Ma prima mi giro tutto il porticato. Perché qualcosa si trova sempre. Tipo per esempio quei due stronzi là dietro che mi stanno già puntando. E quello qui che era convinto che non l'avessi visto. E che proprio per questo si prende anche una bella... Ma dai, ma dove vogliamo andare? Questi tranelli li facevo da piccolino, porca miseria. Titanite scintillante, questa ci piace. Ci fa comodo. E poi ci siete voi. E vabbè, tu stronzo dietro, eh. Sei un pelino fastidioso. Qui c'è un... Mimic. Mimic sicuro. Proprio ormai ho imparato a riconoscerli. E infatti. Adesso vieni che ti apro come una cozza. Aia. E ci muori, stronzo. Cosa avevi? Per cosa ho rischiato la vita? Dimmi, dimmi. Ah, scudo da cavaliere di cristallo che... Sono un po' fragilini, servono un po' una ceppa. Vabbè. Ok. Andiamo su, c'era qualcosa? Ah sì, questa leva qui, ma l'ascensore è già qua. Saliamo ancora più su. Vediamo cosa ci aspetta ai piani superiori. Figo. Molto rassicurante soprattutto. C'è un po' troppo cristallo per i miei... Che cazzo è questa cosa? Un Pierrot. Però il... Tra l'altro è anche in Fetrol perché stava faticando come un cane. Ok. Ci sei morto, bravissimo, vattene. Sparisci dalla mia vista. Ho come il vago sospetto. Vieni qua, stronza, vieni qua, vieni subito, devi morire.
Morta malissimo, altri due titanici scintillanti, ok. Madonna. Io ve lo dico in anticipo, ho un filo di cagozzo. Ma proprio un filino, perché mi sono un attimino intuito che cosa sta per succedere. E ho giusto giusto un anello raro del sacrificio per evitare problemi. Eccolo qua. Qui mi sa che c'è proprio poco che posso fare, vero? Almeno posso evitare di farmi maledire. Non sarebbe una brutta idea quella, vero? Vabbè, facciamoci ammazzare, che ti devo dire? Questo lo sanno anche i bambini. E Cucuredo ci saluta. Ma grazie al cielo, qui ero prevenuto. Esatto, siamo da un'altra parte. Questa è una delle poche cose che sapevo già del primo Dark Souls, quindi l'ho usata con furbizia, diciamo, a mio vantaggio per evitare che la situazione potesse effettivamente peggiorare. Porca miseria, però! Guardate se devo fare tutta questa fatica per voi altri. Ok, appicciamo questo falò, visto che ci siamo. Saliamo di livello, visto che non si può. Però ho un'anima, aspetta un po'. Avevo un paio di anime, vediamo se la posso usare, se ci arrivo. Mi sa di no, eh. Esatto, non posso. Porca miseria, che sfiga. Però possiamo ravvivare la fiamma. E quello ci serve. Ok, quindi rimettiamoci in viaggio. Questa è chiusa, però. Esatto. Dovevo intuirlo che si potesse fare. Mamma mia. Papillon, fammi una sega proprio. Cosa? Che cazzo sta succedendo? Scusate. Cazzo sono? Le meduse di Telespalla Bob, che cazzo? Qualunque cosa siate, io nel dubbio scappo, proprio senza pensarci due volte. E non sono l'unico perché mi stanno seguendo addirittura. Io me la do a gambe in allegria proprio. È chiusa, ti pareva. Oddio santo, è il momento di fare un po' di cazzate perché stavo rischiando la morte. Però ha funzionato, sono finito qua. E la Peppa, e la Peppa. Quante robe. E siamo finiti anche sotto il falò, tra l'altro. Quindi tanto vale riscendere, sperando di non morire. Poco ci è mancato. Risistemiamoci. E cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Visto che non possiamo salire su, perché è alquanto inquietante. E quegli schifi procedono anche a una certa velocità. Mamma mia, meno male lisciotto. Ci mancava solo che non potessi farlo e sarebbero stati cazzi da cagare. Aia, quello fa male. Oltre a fare schifo fa anche male, se devo dirla tutta. Ma guarda, solo perché sei tu, eh. E ci muori male. Qui che cosa c'è? Nulla proprio. Sono entrato per... Oh cazzo. Ok, quello di prima, sì. Ha visto che gli ho sistemato il problema e ha deciso di passare all'attacco. Bel cacasotto che sei, io che pensavo di essere abbastanza cacasotto di mio, invece. C'è qualcuno messo peggio di me. Ce ne sono altri di quegli schifi che stanno salendo su. Questa si apre, no? Questa si apre? Sì. E c'è anche qualcuno dentro. Giusto per non rompere abbastanza i cojones. E adesso vi bisciotto anche e vi backstabbo senza pietà. Non so neanche che lingua sia, vi backstabbo, però funziona. Ok, minchia, meno male che vi sciotto perché mi fate abbastanza schifo, se devo dirla tutta. Ma soprattutto, c'avete un moveset che mi spaventa alquanto. Vedo una roba che sembra una botola. Anzi, mi correggo, è una botola. Con un mezzo trapolozzo che abbiamo disinnescato a modo nostro. Chiave extra prigione archivio, addirittura. Ce n'era pure uno in più. Gli schifetti non si fanno vedere. Immagino serva per quella porta che abbiamo visto prima, quella che non si apriva. Vediamo un po' se ho ragione. Sta
Sta musica mi sta inquietando in maniera allucinante. Esatto, era questa. Per cortesia, risolviamo perché mi sta venendo l'ansia. Grande anima addirittura. Ok, mamma mia, veramente. La colonna sonora possiamo discuterne un secondo perché per carità, eh. Proprio i mega cagotti mi stanno venendo con questo... con questa nenia. Guardali. Stanno facendo gruppetto, stanno facendo comunella. Vedo una scala alle loro spalle. Stanno prendendo a testate, non ho capito bene che cosa sta succedendo. No, ecco, grazie. Madonna. L'avevo detto io, stiamogli lontano, che questi fanno male. E infatti, ho rischiato il bucio del culo. E fuori un altro, dai. E opla, fuori la cazzo, su. E ce ne sono ancora, eh. Però grazie al cielo droppano umanità, quindi li ringrazio volentieri. C'è un modo per fermare sta cazzo di musica che mi sta inquietando all'inverosimile? Oh, immagino che sia in questa scala il grammofono che si vede, ma perché veramente mi ha cacato il cazzo. Ok. Allora, pensiamo prima a te. Perché sei pericoloso e ti si vede... vabbè, sì. Secondo me ci muoio. Già che partiamo così, ci muoio male. Quindi un po' più di intelligenza. Ottimo. Bravo, Cucureddu. Grandissimo. Sei un fenomeno, Cucureddu. Quanto ti ci metti? Ok. Bevo. E via di manate. E opla. Basta. Fuori dai coglioni. Finito. Basta giocare. Questo cos'è? Niente mimico. Ok, c'è la cosa rotolata. Chiave porta gigante. Ok, quindi quella di sopra. Perfetto. Fermiamo sto cazzo di cosa, finalmente. Oh. Basta. Smettila. I miei timpani stanno chiedendo pietà. Se non ti dispiace, eh. Però prima di salire e vedere quella porta, vediamo di sistemare gli schifini che sono rimasti qua. Che ora senza musica... stavo per dire, senza musica sembrano meno irrequieti. Questi addirittura sono... addirittura questi li ho dovuti bisciottare. Due miracoli, con il tempore curativo, ok. Questa è chiusa, non so come ci si arrivi. Ed è un peccato, andiamo avanti. Risaliamo tutta sta minchia di scala. E vediamo di andare avanti a questo punto. Su Cucureddu, che un po' di scale non hanno mai ucciso nessuno. Certo, sono anche scale un po' lunghette, se devo dirla tutta. Da rifare lì così a ritroso, eh. Che mega menata di minchia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Apriamo sta porta in tutto il suo gigantesco splendore. Sembra che siamo all'esterno. Cristallo, direi proprio di sì, bastardo, t'ho visto. T'ho visto e ti ammazzo alla velocità della luce proprio. E anche a te, vieni, vieni. Ce n'è anche per te, vieni. Senti, mo mi hai stressato i coglioni, basta. Oh. Molto ti costava. Mi ha dato un puntaspilli, guardalo. Ah, siamo tornati nella zona di prima. E c'è di nuovo Papa Francesco a menare le palle. Bastardo, per ogni volta scappa sto stronzo. Ma ti ho visto. E ti ho visto, sai. E ci muore. E Papa Francesco ci saluta. E ci muori anche tu. Eppure tu. Abominevoli stracciacazzo. Ok. Cosa abbiamo qua sopra? Rompi coglioni. Cosa vuoi che ci sia qua dentro? Solo tonnellate di rompicoglioni, tipo un arciere che ti c'entra alle spalle. Il coraggio non è il vostro forte, direi, eh. E non c'era nient'altro. Sento già altre frecce che menano. E a questo punto io direi di approfittare della situazione. Giriamo la manovella e veniamo a prenderti, stronzo.
Basta. Ok, pensavo ci fosse un'altra strada. Dovrò andare a picchiarti. Forte, ovviamente, perché se no non lo capisci. Opla. Fuori dai coglioni. Qua. Ok, stessa cosa dobbiamo fare. Vedo già di nuovo Papa Francesco che spara magie. Avrebbe un po' stracciato la minchia. Ok, dobbiamo fare il giro. Dobbiamo fare un atto suicida. E andare a prendere il nostro amico Francis prima che sia troppo tardi. E invece è troppo tardi perché si è salvato all'ultimo. Ma dai, ma sarai un bastardo! Guardalo! Si è girato. Vabbè, no. Questa chiama vendetta proprio all'ennesima potenza. Piccolo stronzo bastardo. Devo presumere che la scala debba andare da questa parte adesso, dove era prima. E sto iniziando a non capirci un cazzo. Detto proprio senza mezzi termini. E infatti non so dove sono. Ci siamo riusciti anche questa volta a perderci nel peggiore dei modi. Oh, ho visto un. Esatto, siamo stati invasi. Che due coglioni. Ok, quindi rimettiamoci in viaggio. Questa è chiusa, però. Esatto. Dovevo intuirlo che si potesse fare. Mamma mia. Ci